all'accesso del Ponte Vecchio di Bassano del Grappa per tutta la giornata odierna. Lavori in corso per la pulizia del tetto e la posa dei coppi. Un nastro bianco e rosso per interdire il transito a pedoni in entrambi i sensi di marcia e mezzi pesanti all'opera. Così gli uomini della Inco di Pergine e Valsugana proseguono con i lavori di sistemazione del monumento nazionale. Una chiusura annunciata, difatti pochissimi bassanesi che si sono trovati costretti a cambiare strada per attraversare la città. È passata qua davanti e si è trovata l'accesso bloccato. Non lo sapeva. La mia espressione dovrebbe dire tanto, no, non lo sapevo. Assolutamente. Per andare in centro è impegnativo, insomma. Deve fare il giro. Devo fare tutto il giro. E lancio un'idea che fa tornare inevitabilmente la mente a quella passerella che era stata realizzata nell'ormai lontano 2008 in occasione della Dunata Nazionale degli Alpini proprio a Bassano. Io suggerisco, costa così poco, una passerella appena qua dietro. È talmente semplice, tra l'altro ci sono ponti tibetani, ponti in ferro, ma cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Cioè, renderebbe anche più bello il paesaggio. Io, siccome succede spesso... Chiusura in ogni caso temporanea, perché tra poche ore si potrà tornare a calpestare il ponte. Ah, a proposito di calpestare, tetto in via di sistemazione, resta sempre l'incognita della pavimentazione. I bassanesi non hanno ancora visto niente, il comune non ha mostrato ancora nulla, insomma, parole, niente di concreto.